pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ed eccoci pronti a immergerci nell'atmosfera e nel sound tipico degli anni 70. Lo facciamo con una band e una canzone dell'epoca, esattamente, che ci porta a cavallo fra quegli anni 70 e i primissimi anni 80. Loro sono i Dr. Hook, che cantavano Sexy Eyes. Si tratta di una canzone che ebbe subito un notevole successo non appena pubblicata, tanto da piazzarsi al quinto posto in classifica nella Billboard Hot 100 in America. Un risultato che la formazione, anch'essa statunitense, uguagliò in carriera soltanto con Sylvia Smother. La nostra canzone protagonista oggi ottenne anche un disco d'oro certificato da RIA e raggiunse anche la vetta della top 10 in Canada, piazzandosi all'ottavo posto, e del Regno Unito, collocandosi al quarto. Un altro risultato così eccezionale venne ottenuto anche in Nuova Zelanda, dove addirittura questo singolo ottenne la primissima posizione, mentre in Europa andò comunque molto bene, ad esempio fu secondo in Germania e terzo in Irlanda. Ma chi erano loro, i Dr. Hook, di cui si sono perse le tracce nel tempo? Beh, va detto che il nome completo della band era Dr. Hook and the Machine Show, anche se dopo gli esordi, nel 1967, proprio a partire dal 1975 furono chiamati soltanto Dr. Hook. I membri erano numerosissimi, esattamente 18. A guidarli però, per così dire, era la voce di Ray Sauer, che suonava anche la chitarra. La loro caratteristica negli 8 anni di carriera ai vertici, anche perché poi si sciolsero definitivamente nel 1985, era quella di cantare e suonare musica cosiddetta easy listening, cioè di facile ascolto, per lo più tracce country, a volte ballate acustiche, ma col passare degli anni anche molta disco e soft rock. La nascita del gruppo si deve proprio a Ray Sauer, originario dell'Alabama, insieme a Billy Francis, californiano ed esperto suonatore di chitarra, e poi a George Cummings, che si erano conosciuti ai tempi della band chiamata semplicemente Chocolate Papers, attiva soprattutto nel sud degli Stati Uniti. Fu proprio Cummings poi a voler cambiare il nome alla formazione, ispirandosi questa volta al personaggio di Peter Pan e in particolare a quello di Capitan Uncino, Captain Hook. I primi anni di carriera li trascorsero soprattutto, dopo il successo iniziale nel sud degli Stati Uniti, in New Jersey. La svolta poi nel 1970, quando un loro demo fu ascoltato e apprezzato dal direttore musicale di un film che li scelse per la colonna sonora, e a loro affiancò Shel Silverstein come autore, che poi scrisse per la band la maggior parte anche delle canzoni a venire, creando un sodalizio davvero proficuo. Il salto di qualità invece nel 1972 con l'album omonimo Dr. Hook, che vendette qualcosa come oltre 1 milione di copie, ottenne il disco d'oro e venne ripubblicato ben 20 volte in America, Canada ed Europa, il tutto trainato dal singolo Sylvia Smother. Seguì il successo di Sloppy Seconds, che conteneva il singolo omonimo, che fu anche il loro più famoso e più venduto altro successo, segnando ancora una volta un picco di popolarità per questa band, ossia The Cover of Rolling Stone, che uscì successivamente, un altro brano da 1 milione di copie vendute. Va detto però che nel Regno Unito la BBC Radio si rifiutò di trasmetterlo perché lo considerava una pubblicità a un marchio registrato. La carriera e i riscontri insieme alla popolarità intanto proseguirono negli anni fino al nostro Sexy Eyes. È una canzone d'amore, un inno agli occhi di una misteriosa lei avvistata una notte mentre lui sta guardando il viavai della gente da solo. Da allora, si capisce, più nulla è stato come prima. Lui desidera ballare con lei, guardarla negli occhi, quegli occhi così sexy, di cui appunto i Dr. Hook cantano, e i quali vi lasciamo per gustare queste atmosfere e questa musica da primissimi anni 80.